La Chiesa ci invita a riflettere sull'origine di Gesù, su coloro che lo hanno generato, Maria e Giuseppe, una donna e un uomo coraggiosi che si affidano alle parole degli angeli e scelgono così di accogliere Gesù nella loro vita. E lo Spirito Santo, la forza creatrice di Dio e Dio stesso. Gesù non è stato creato solo da Dio o solo dall'uomo, è nato grazie alla fiducia dell'uomo in Dio, ma anche dalla fiducia di Dio nell'uomo. Un forte affidamento reciproco che porta ad una comunione di amore. Un uomo, una donna e lo Spirito Santo quindi generano Gesù. Dio vuole renderci protagonisti della storia di salvezza. Non dei semplici osservatori, ma collaboratori attivi ed essenziali, perché ci ama, perché crede in noi, anche quando noi siamo i primi a non saperlo fare, di fronte alle tante distrazioni e violenze a cui magari assistiamo e che sembrano non finire mai, il Signore ci ricorda che crede in noi, che ha fiducia nel suo popolo. Come hanno scelto Maria e Giuseppe, anche i nostri piccoli quotidiani sia a Lui, all'accoglienza o al servizio amorevole di chi ci sta accanto e i nostri no all'arroganza e al ripudio altrui portano di nuovo e sempre alla nascita del Signore tra noi. Don Tonino Bello diceva: «Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati». A volte, nei momenti di confidenza, diceva Don Tonino, «Oso pensare, Signore, che anche Tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi Tuo compagno di volo». Buona e santa giornata a tutti.